Occhio a Valdés, dentro Toni, 3-0, Cristiano Toni, doppietta per lui. Gol straordinario dell'Atalanta che sta mettendo in mostra tutti i giocatori dell'Inter di Milano. Tra Atalanta e Lecce, 4 esordienti nella massima serie, 2 per parte. Una partita bella, come avete detto, intensa, ricca di occasioni su entrambi i fronti. Meglio Lecce nel primo tempo, più determinata nella ripresa l'Atalanta. È durato poco meno di 3 anni l'esilio di Zema, l'ultima panchina in Al, 13 novembre 2001 con il Napoli. La sua prima Bergamo intrigante di fronte a un tecnico ambizioso, l'esordio in Serie A, Andrea Mandorlini, il condottiero della cavalcata promozione dei nerazzurri nella scorsa stagione. Atalanta schierata con 4 difensori, 3 centrocampisti, Montolivo alle spalle delle 2 punte, Pazzini Pia, e dopo 2 minuti sul cross di Albertini, il nazionale under 21 controlla bene, batte di sinistro Sicignano, bergamaschi in vantaggio. All'esordio in Serie A Giampaolo Pazzini, 20enne di Pescia, festeggia nel migliore dei modi con un bel gol. L'arrivo nel massimo campionato lo rivediamo sorpresa nell'occasione della difesa del Lecce. Il 4-3-3 del Lecce non vacilla, i pugliesi si riorganizzano subito al nono, il cross di Dallabona trova Giacomazzi prontissimo a svettare sulla difesa atalantina. Nel replay l'ottimo stacco dell'uruguaiano che arrivò 4 stagioni fa dal Peñarol alla corte salentina. La squadra di Zeman si fa preferire in questa fase della gara, buona circolazione di palla, copertura degli spazi, i padroni di casa sono in difficoltà, non riescono a rilanciare l'azione, qui Taibi su Cassetti, Mandorlini catechizza i suoi nell'intervallo. Al quarto, nello scontro di gioco Sicignano-Gonnella, la peggio il portiere che ricorre alle cure mediche, colpo al setto nasale. Al 7° minuto punizione per l'Atalanta, va Albertini, il suo destro non è forte ma preciso e gli orobici ritornano in vantaggio. Prima rete in campionato con la nuova maglia per l'ex milanista che ha chiamato a dare esperienza ai giovani compagni. Sicignano non ce la fa, è costretto ad uscire al 16° in campo Luca Nani, esordiente in A, 24 anni, lo scorso anno ad Avellino con Zeman, ed il nuovo entrato si mette subito in evidenza con un doppio intervento al 21°, prima sul sinistro di Marcolini, poi su Pazzini e rullo infine a salvare la porta del Lecce sulla conclusione ancora di Pazzini. Il Lecce non ci sta a perdere, ci pensa l'ex Pinardi ad illuminare Božinov, subentrato a Conan, è il 31° ed è il pareggio leccese, il nuovo pareggio leccese, da rivedere il gol del 18enne bulgaro alla 4ª stagione in Puglia, arrivato giovanissimi. Ma non è finito, le due squadre vogliono superarsi, al 40° Taibi sventa su Bjelanovic, subito la risposta atalantina, al 41° gran tiro di Bernardini ed è palo pieno. Al 42° ancora i nerazzurri, Pazzini lanciato in solitudine trova sulla sua strada l'ottimo Anania, portiere di scuola interista. Infine al 45° la rovesciata di Saudati trova sempre preparato Anania. Finisce 2-2 tra Atalanta e Lecce e la linea può ritornare a Paola Ferrari.